Siamo con Francesca Di Pietro di Viaggiare da Soli, è un blog molto molto particolare e lei è una delle più grandi influencer del settore turistico italiano, è veramente una piccola celebrità che noi oggi ci acchiappiamo al volo mentre siamo qui in fiera al TTG 2013 e alla quale vogliamo chiedere una cosa molto importante. Tu viaggi per il mondo, viaggi per lavoro, viaggi per passione, viaggi perché questa è la tua vita sostanzialmente, quindi nessuno meglio di te conosce le strutture alberghiere, come si sta muovendo questo settore, cosa c'è e secondo te che cosa manca? Allora, io ti posso parlare dal mio punto di vista, ossia da viaggiatrice solitaria, perché io mi occupo appunto di viaggio in solitaria e credo che si potrebbe focalizzare di più l'attenzione anche su questo tipo di mercato che non so se purtroppo o per fortuna è in grossa crescita, e credo che la parte più importante per chi viaggi da solo siano le zone in comune, cioè tutto quello che è zone relax oppure terrazze, meeting area, insomma tutto quello dove tu puoi incontrare altre persone, avere un momento di, diciamo, di break del tuo viaggio, quindi invece di continuarlo a fare nelle stanze singole di ognuno di noi è molto più interessante poterlo fare in una zona in comune, in modo tale che puoi incontrare altri viaggiatori o altre persone che sono lì per business, quindi avere anche un punto di, diciamo, di incontro e di accrescimento. Questo secondo me è una cosa che personalmente io quando vado in un albergo e trovo un'area in comune accogliente apprezzo molto. Francesca, tu sei rappresentante proprio fisica e diretta di questo nuovo modo di comunicare, no? Di trasmettere informazioni, anche di fare engagement per quanto riguarda questo settore che vive in questo momento un cambiamento epocale, fortunatamente anche per certi versi, speriamo, hai detto bene, hai detto benissimo. E tu rappresenti tutta quella che è la parte del social, la parte del blogging, che è un modo di comunicare completamente alternativo e che le strutture italiane ancora non hanno proprio completamente recepito, mentre all'estero siamo molto ma molto più avanti. Sì, sì, purtroppo io combatto tutti i giorni con questa, diciamo, questo limite, perché ho fatto una scelta di business che è quella di scrivere in italiano e rivolgermi al pubblico, diciamo, al nostro pubblico, però questo ha dei grossi limiti lavorativi, perché mentre quando parli con delle strutture o delle società che lavorano internazionali è molto più facile, quando parli con il mercato italiano è molto più difficile, perché non riescono a capire il valore aggiunto e a quantificare, magari monetizzare quello che vuol dire lavorare con dei blogger o lavorare con i social media, ma purtroppo credo si dovrebbero un attimo adeguare i tempi, in quanto è sicuramente molto più, diciamo, raggiunge l'obiettivo molto più facilmente una comunicazione social fatta da influencer veri rispetto che alle classiche pubblicità o anche a delle campagne di marketing sui social che non siano, diciamo, interagenti con degli influencer, perché un conto è che un albergo parla solo dal suo punto di vista, un conto che fa parlare qualcuno per lui, ha, diciamo, una obiettività maggiore, quindi può essere un buon punto di vista. Quindi la parola d'ordine è condivisione, la parola d'ordine è engagement, la parola d'ordine è community sostanzialmente. Assolutamente, quindi i viaggiatori sono tutti delle community. La differenza per esempio che noi vediamo molto nel mondo del blogging è che a seconda del tipo di community alla quale tu appartieni ti rivolgi, no, in un certo modo, e questo è molto interessante. Quindi per quanto riguarda il settore alberghiero basterebbe orientarsi alle community di luxury travel per quelli che organizzano questo tipo di viaggio, piuttosto che family travel, ed è molto più facile, è una comunicazione molto più efficace, molto più efficiente e con costi decisamente, diciamo, ridotti rispetto alle solite strategie, perché le persone seguono effettivamente quelle persone e si fidano dei loro consigli. Che poi è tutto attestato, tra l'altro, per chi volesse dei numeri, dalle ultime ricerche Nielsen che portano in testa le classifiche di recepimento delle informazioni e quindi di spostamento del mercato, proprio l'opinione, ovviamente. Questo è il modo in cui i social network hanno un po' cambiato i paradigmi proprio del business. Noi ringraziamo Francesca Di Pietro, gli auguriamo di viaggiare da sola e viaggiare molto, viaggiare in compagnia come ti pare, ma di viaggiare basta, perché è la tua passione, il tuo amore eterno, e grazie mille, hai portato anche una ventata di grandissima innovazione che è un po' quella che stiamo cercando di trasmettere attraverso questo brand, e buon viaggio. Ciao, buona giornata.